Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti all'ultimo episodio della carriera allenatore col Benevento. Ebbene sì, dopo 65, se ho contato bene, episodi è arrivato il giorno. Ci fermiamo, è arrivato il giorno in cui appunto finisce la leggenda del Benevento, una leggenda che appunto ci ha reso davvero orgogliosi, ci ha fatto divertire, sì. Una leggenda iniziata il 1 ottobre 2017 e che finisce ora, non so quando vedrete questo video, ma potrebbe essere comunque quasi fine aprile più o meno, comunque durata tanti tanti mesi, ci ha accompagnato per un pezzo del 2017, anche un pezzo del 2018. Dopo tre stagioni che hanno visto comunque un Benevento andare ad alzare un'Europa League. Due Europa League. No, no, una, questa è la seconda, speriamo di vincerla oggi. Ah, la è vero, seconda. È vero. La seconda dobbiamo sperarci di alzarla. Sono troppo ottimista io. Esatto, la seconda dobbiamo vedere di giocare proprio in questo episodio che sarà l'ultima partita con questa squadra, quindi vediamo anche di godercela. Abbiamo alzato la Coppa Italia, cioè la Coppa Italia, volevo dire, lo scudetto ragazzi. Abbiamo vinto lo scudetto ragazzi, è stata probabilmente la vittoria più, che ci ha reso sicuramente più orgogliosi di questa squadra, vittoria ottenuta a campione contro la Juventus in questo scontro a due, è stato uno scontro fantastico. Uno scontro bellissimo che ci ha accompagnato per tutta questa terza stagione, ma è arrivato il momento di dire addio, ciao, comunque di lasciare il Benevento, perché comunque ogni storia ha una fine e dopo un po' ci si annoia anche. Non che io non voglia fare una quarta stagione, mi andrebbe benissimo, però secondo me qualche nuova avventura in qualche nuova squadra potrebbe interessare sia noi sia voi. Ed è per questo che negli incarichi siamo interessati a delle squadre principalmente, all'Inter, alla Juventus, alla Lazio, al Milan, alla Roma e teoricamente anche al Torino che è arrivato terzo. Queste per ora sono le squadre che ci danno negli incarichi che ci interessano di più. Ovviamente la meta sarebbe per forza l'Italia, che è la meta preferita, poi ci sarebbero anche delle squadre inglesi, ma in Inghilterra non siamo molto propensi ad andare. Queste sarebbero le squadre italiane, noi personalmente vorremmo portare, essendo tifosi del Napoli, vorremmo prendere il Napoli in mano, che è arrivato nono in questa magari Serie A, e cercare dal nono posto di portarli, non dico lo scudetto, ma di portarli un po' più in alto. Comunque troverete sicuramente un sondaggio qui sopra nelle schede con tutta la lista di squadre papabili come con l'incarico allenatore, quindi sarete voi a scegliere. E beh, detto questo, è dobbiamo tutto pronto, giocarla. È arrivata l'ultima partita col Benevento, scenderà la lacrimuccia, chi lo sa, io spero di finire comunque bene questa carriera con un altro trofeo, il terzo magari in 3 anni. Maglietta ragazzi, non me ne voglia l'Arsenal, ma io devo giocare con la maglietta del Benevento. Come al solito vi facciamo un attimo notare, come al solito, oddio, non lo facciamo sempre, ma è sempre bene farvi notare che giochiamo a campione 50 e 50, sia per utente sia per CPU. La formazione è questa qua: Belez, Calabria, Skriniar, Lucioni, ovviamente capitano, e Mario Rui, Veretout, Gaudino, Ciciretti, Gomes, Laxalt e Babacar, tutti i titolari. Ci vediamo al Borussia Park in Germania. Bella. Per Arsenal Benevento. Ed ecco il riscaldamento, vedete, siamo al Borussia Park e me l'ha fatto anche notare Simone, non è il Signal Iduna Park, che è lo stadio del Borussia Dortmund, ma è lo stadio del Borussia Mönchengladbach, comunque della squadra, dell'altra squadra appunto col nome Borussia, ovviamente non è la città di Borussia, ma è la città di Mönchengladbach. Eccoci qua, Borussia Park, mi sembra che da questo FIFA o dall'anno scorso hanno avuto lo stadio personalizzato, beati loro, noi uno stadio personalizzato. Il FIFA lo vedremo chissà quando, nel 2000 mai. Questo è il cammino delle due squadre. Abbiamo dovuto battere Tottenham, Everton anche. E anche Braga, ma i sedicesimi, anche Lokomotiv Mosca. Loro sono fortissimi. Sì, hanno battuto il Liverpool 4-1. È una grande squadra, ci darà certamente delle insidie. Ecco qua i loro tifosi, ovviamente accorsi in tanti. Noto Busquets, ok. Noto okay. Sanchez, noto Lacazette. Il giocatore da seguire è proprio Alexis Sanchez, Coutinho, per Liverpool, fortuna sta scusate, al Liverpool. È stato eliminato proprio da loro. Quindi ragazzi, occhi aperti, inizia Arsenal Benevento, inizia l'ultima partita della nostra storia, l'ultima partita di Paranormal Comics con questa squadra. Sanchez, palla per il Neni, la traversa, poi Mario Rui con la testa, mamma mia, brivido per il Benevento, cerchiamo di finire in modo dignitoso questa carriera, merita una fine dignitosa e gloriosa. Dai ragazzi, dai. Gaudino, l'appoggio per Gomes. Dai che voglio urlare come ai vecchi tempi. Grande Lucioni, sempre che vuole capitano. Fare l'ultima partita da grande capitano e fa ripartire proprio il suo Benevento con Mario Rui. Palla per Baba. Ah, lo fermano ragazzi. Mezzo falciato, non è calcio di rigore, ma ragazzi, Lucioni dalla prima all'ultima partita ci accompagna con quella fascia, siamo davvero orgogliosi che l'abbia indossata, nonostante la squalifica per doping, nella realtà siamo davvero orgogliosi anche di lui. Grande Lucioni, che ferma ancora una volta la Lacazette, poi la Lacazette è più forte, ovviamente,
palla dentro e chi Belez. è se non lui? Vid Belez sta per finire il 45esimo, una delle partite più noiose mai giocate. Purtroppo hai voluto una partita più accesa. Ciciretti, palla per Gomes, deve Ancora. correre. Fa correre ancora Ciciretti, dai, dai Benevento, c'è Baba, c'è Baba. Dai, tiragli, bombalo! Baba con Bombalo! l'esterno. Blocca Timo Horn, ci ha provato il Benevento, sta per finire il primo tempo al 45esimo, mi sa sul rinvio di Timo Horn. Si Finito, chiude il primo primo tempo. tempo, si chiude sul punteggio di 0-0, finale apertissima. Devo dire, né il Benevento né l'Arsenal hanno creato grandi insidie, partita che si sta ancora studiando, potrebbe anche protrarsi per le lunghe, perché la vedo molto molto equilibrata, anche se i Equilibratissimo. tiri sono più dell'Arsenal, ma alla fine Importa importa, 1-1. importa è 1-1 il conteggio. Attenzione alla casette, bisogna chiudere, pensa anche l'Axalta, la chiusura. Io questo ragazzo me lo porto, anche se cambio squadra, me lo porto nella squadra in cui vado, perché se lo merita. Gomes, palla per Letti Ciciretti! filtra! Ciciretti! Ciciretti! 1-0 Benevento! Che gol di Amato, che gol di Amato, che gol Lui! di Amato, Ciciretti. Gomes gli ha dato una palla perfetta, gli ha dato una palla Meravigliosa, meravigliosa, incantevole. una palla perfetta È con la passata a Zinac. filo. Con la Zinac mi sembra non è riuscito a chiudere bene perché avrebbe potuto forse Sì. scivolare. Alla fine Ciciretti è passato e poi col sinistro La brucia, intacca. brucia Timo Horn. Ed è 1-0 Benevento. Grande, grande strega, dai. Hashtag Portiamoci a grande casa questa strega. finale, Secondo dai. gol in Europa League per lui. Entra Wisher. Portiamoci a casa quest'altro trofeo. Il terzo della nostra carriera, di questa grande leggenda. Azione a Chambers, che è un difensore, sta anche lui davanti. Medeiros, Yuri Medeiros. Chi se non Lucioni? Che mo non mi deve La fare nessuna chiude. stupidaggine. Dai, dai, Fabio Lucioni. Manco Fabio Cannavaro fa ste robe. Il vero Fabio è solo uno, è Fabio Lucioni. Guardate qua che roba ha fatto. Palla per Gomes che allarga per l'Axalt. Provo dentro per Bava. Nulla da fare, ma che bello. Bellissimo questo Benevento, ragazzi. 89esimo, Belez prova il rinvio lungo. Ho sbagliato il rinvio, l'ho data troppo laterale. Manca Fa un niente, va minuto. bene, va bene. Manca un minuto. Siamo sopra e manca un minuto, mi viene da dire. Siamo sopra e manca un minuto. Dai, ti 3 di recupero. 3 di recupero. Chambers. picchio se l'avrei detto. Lucioni. E poi Calabria la spara via. Prova a spararla via nelle zone di Vado. Babacar. Mustafi va a chiudere. Mustafi perde tempo. E i 3 minuti forse sono passati. È finita! E abbiamo vinto anche quest'altra Europa League. Abbiamo vinto anche questa Europa League, ragazzi. Mamma mia. Non è stata la partita più bella che ci si potesse aspettare, perché Ma il comunque un risultato solo è quello gol. che È conta. il risultato quello che conta. È l'1-0 al Borussia Park in Germania. Alziamo una nuova coppa. Siamo di nuovo campioni d'Europa, della piccola Europa, ma campioni d'Europa. Non importa, non importa se in Champions non abbiamo dato quelle grandi prestazioni che forse Non avremmo potuto c'eravamo ancora dare. come squadra. Ma ora, ragazzi, davvero è davvero bellissimo. È stupendo. Lo scudetto e l'Europa League nello stesso anno, due coppe importanti. Fantastico. Qui il gruppo che festeggia, ovviamente. Lucioni alza la terza coppa della sua carriera. Anzi, Incredibile. teoricamente la quarta, perché ha alzato anche una Serie B nella Vabbè. realtà. Però vabbè, quella non è importante. Questa coppa è una coppa importante. È quella dell'Europa dei piccoli, ma pur sempre europea. Abbiamo battuto l'Arsenal, che è una delle squadre Wow. più forti d'Europa in ogni caso. Tutte le inglesi di Londra abbiamo battuto. Ma abbiamo battuto tutte, dal Tottenham all'Everton, al Liverpool, all'Arsenal. E E ora Lucioli alza l'Europa League per il secondo anno di fila. È bello vederlo. È bellissimo, è bellissimo. Non ha lo stesso sapore dello scudetto, ve lo dico perché lo scudetto è stato qualcosa di magico, di irripetibile, Divino. diciamo di diverso. Però anche questa Europa League, la seconda di fila, davvero ci piace tantissimo. È stata Chiudiamo sudata. Nel migliore dei modi questa carriera allenatore, almeno questa carriera allenatore in realtà non finisce, continuerà con una nuova squadra, quasi sicuramente non inizieremo una nuova, quindi continuerà questa carriera ma non continuerà col Benevento. Sicuramente le affronteremo da avversari, perché se andremo in qualsiasi squadra italiana ci troveremo loro Troveremo contro contro. e sarà bellissimo tornare anche al Ciro Vigorito per affrontare Sì. il nostro Benevento, per affrontare il nostro passato. Qui nel frattempo però siamo ancora nel presente e quindi ci godiamo queste bellissime scene. Beh, che dire? Beh, che dire? Che c'è Il da dire? cielo è rosso e giallo sopra l'Europa, ragazzi. Il cielo è giallo-rosso sopra Mönchengladbach. Non so se esista questa città, ma va bene lo Sì, stesso. Mönchengladbach esiste. Ok, Europa League, Benevento, campione dell'Europa League. Che grande soddisfazione. Che gruppo, che giocatori. Un gruppo che è cresciuto tantissimo, ragazzi, Sì, dal primo ricordateli. episodio. Dopo 65 episodi abbiamo creato una squadra che se l'ha giocata benissimo in Europa.
giocando comunque delle partite ottime, ha vinto due Europa League in ogni caso, anche se il Champions non ha convinto tanto, abbiamo vinto lo scudetto, ragazzi, non lo scudetto, Fantastico. ma ci pensate allo scudetto vinto col Ragazzi, Benevento? abbiamo vinto uno scudetto con una squadra neopromossa, cioè vi rendete Dopo 3 anni, conto? dopo 3 anni, dopo tante difficoltà, perché poi Abbiamo sudato, ma ce l'abbiamo quest'anno a fatta. campione ce l'abbiamo Cioè, fatta, e quello è ragazzi, quello che lì ci piace abbiamo di più. alternato un anno totalmente tra campione e esperto. Due anni Quest'anno, 2 anni. alternati tra No, campione e all'inizio era solo esperto. esperto, poi è diventato campione esperto. Alla fine siamo riusciti a farlo tutto a campione, ragazzi. Ed è questa la soddisfazione alla fine. Una delle più Riuscire a essere a grandi. 82 punti e la Juve a 77 dopo 38 giornate. Mamma mia, bella soddisfazione, Tutte ragazzi. sudate, Bella ragazzi. soddisfazione. Questa è la classifica, ragazzi. Memorizziamola anche perché vi dico che se cambiamo squadra e appunto ci teniamo qualche nuovo incarico, se andremo alla Juventus, che sarebbe addirittura un tradimento grande al Benevento, però Sì, ragazzi, ci però. starebbe comunque, ci sta che un allenatore passato al Certo. Benevento alla Juve. Se andiamo alla Juve, ci giochiamo la Champions sicura. Se andiamo al Torino, ci giochiamo i Vero. preliminari. Se andiamo al Milan o all'Inter, entrambi mi affascinano tantissimo. Andremo Belle. in Europa League. Lazio, mi sa Nulla. che nulla. Lazio, Roma non sarebbe Europa. Napoli Poi ci farebbe Napoli. piacere più Napoli che ci farebbe altro per piacere, l'affetto, sì, per però. l'affetto, perché è la nostra squadra, ma tra gli incarichi non compare. Ora noi andremo avanti di qualche giorno, ma massimo per gli ultimi giorni di giugno dobbiamo smettere appunto con la simulazione e scegliere l'incarico. Ovviamente sceglieremo l'incarico in base a cosa votate voi, ma non per forza quello che votate voi sceglieremo, insomma ci penseremo anche noi. Non per forza quello che vincerà il sondaggio Certo, sarà la squadra. Esatto, però il vostro consiglio ci interessa per sapere come siete orientati, ragazzi. il vostro consiglio è comunque importantissimo per noi. Beh, io do un'altra occhiata agli incarichi, magari avanziamo pure di qualche giorno e vediamo. Tra l'altro Adrian venduto, ok, ragazzi, ormai questa squadra è già un po' il passato. Beh. I carichi sono queste le squadre. Se devo essere onesto, in queste squadre italiane a me affascinano allora a questo punto Juve e Torino. Le due Sì. torinesi perché giocherebbero la Champions, oppure Inter e Milan che giocano almeno l'Europa. Però devo dire che anche la Roma e la Lazio sarebbero due Alla fine bellissime sono entrambe le squadre. squadre sempre dello stesso Sì, stadio, se ci pensi. Lazio-Roma, Inter Milan-Juve-Torino. Milan e poi ci sta Torino-Juve. È incredibile, è incredibile. È davvero così. Sarebbe bello. Tra l'altro, qui ci porta che la Lazio è quarta, no? Non ho letto male. Ok, ora avanziamo di qualche giorno. Avanziamo fino ai primi. Primo Magari. giugno. Ecco, perché l'anno nuovo passa a luglio. Comunque, avanziamo di qualche giorno perché gli incarichi dovrebbero un po' cambiare andando avanti con i giorni. Spero cambino anche per l'Italia perché io vi dico, vorrei allenare il Napoli di Certo. questa carriera. Capitevi. Però vedete, non cambiano le squadre italiane, No. non cambiano neanche quelle inglesi. Beh, andiamo avanti di qualche altro giorno. Può essere anche che appunto inizieremo una nuova carriera da zero dal 2017. Non è Chissà. detto che continueremo forse con questo Benevento. Ragazzi, no, allora la dirigenza del Benevento ci dice che non stiamo seguendo i piani. E allora, ragazzi, chiedo scusa alla dirigenza se ho vinto uno scudetto in Europa League. Chiedo scusa. Succede, ragazzi, è Vabbè, tristissimo. probabilmente è riguardo agli abbonati, ragazzi. Ma se quei 6 benementali non vogliono spendere i soldi per andare allo stadio, è colpa Cosa ci mia. possiamo fare Abbiamo noi? vinto uno scudetto in Europa League. Cioè, rendetevi conto. Rendetevi conto, dovreste tutti comprare l'abbonamento. Ok, a parte gli scherzi, siamo andati qualche giorno avanti, vediamo gli incarichi. Le italiane sono sempre le stesse. Ora, ad esempio, stanno le Sei giunto, spagnole. sì, in spagnolo. Però le spagnole, Barcellona. onestamente, Barcellona, Atletico e Real sarebbero le papabili. Beh, ragazzi, in Italia sono queste qua. Quindi il sondaggio quasi sicuramente sarà Inter, È scomparso il Juve, Sassuolo, però. Lazio, Milan, Roma, Torino. È scomparso il Sassuolo? Sì. Boh, scomparso il Forse Sassuolo. comparirà un'altra squadra Vabbè, andiamo italiana. avanti. Più o meno fino al 10 di giugno per vedere se cambia qualcosa per gli incarichi. Poi ci fermiamo, così aspettiamo i vostri voti. Diciamo ci saranno tutte le opzioni delle squadre italiane che ci sono là tra gli incarichi, più un'altra opzione extra che sarà appunto il Napoli iniziando da zero la carriera. Perché sarebbe molto bello, anche se sarebbe più affascinante continuare stesso questa qua di carriera. Magari sarebbe bellissimo. Comunque il Torino terzo, ragazzi, a me affascina Sì, è parecchio. affascinante. Il Torino terzo andarsi a giocare i preliminari di Europa sarebbe, cioè di Chissà con che Champions. squadra è il Torino. Sarebbe andare a vedere. Vorrei vederla un Comunque, po'. queste sono le italiane. E sul di nuovo comparso, vedete le squadre inglesi. Si alterna, Sì. però il blocco italiano è quello là. Sono queste le squadre italiane. E tra l'altro, gli obiettivi sarebbero per l'Inter, per la Juve, per il Milan, vinci il campionato. E poi, in realtà, per la Roma ci sarebbe la Champions League da conquistare. Lo stesso per la Lazio. Boh, boh, vabbè. Avanziamo fino al 10, così magari poi gli ultimi 20 giorni di giugno Sì. li facciamo. Nel prossimo episodio, che sarà sicuramente il primo episodio,
della nuova stagione con la nuova squadra. Ragazzi, il Torino vince anche la Coppa Italia. Ragazzi, ma che squadra ha il Torino? Oh! Che squadra ha il Torino? Terzi in campionato, vincono la Coppa Italia. Ragazzi, è la sfida forse che mi affascina di più. Forse sì, Perché sarebbe ragazzi. una squadra meno blasonata. Noi, ovviamente, dopo essere stati al Benevento, ci meriteremmo anche una squadra un po' più blasonata. Però il Torino Però il Torino mica è male. sarebbe bello. Vediamo un po' che squadra hanno per curiosità. Perché comunque dobbiamo sapere anche i giocatori che Importa posseggono. tanti giocatori. Porta tanti giocatori, ma penso che giocheranno con Sirigu. Poi in difesa vedo Berenguer, De Silvestri. Boh, di forti Bianco. con l'overo. Ah, ok, difesa scandalosa. Hanno due centrali. Tre centrali di difesa. No, quattro, vabbè, ma molto scarsi. Questo Solari però non è male. Ok, non mi sembra una grande squadra, per essere sincero. Acquare. Aranguiz, buono. Baselli, anche un bel giocatore. Parolo. Parolo, Obi, Valdifiori. Non mi sembra una grande squadra. Però. Belotti con 88, ho detto tutto. Belotti con Ok. 88 è una bestia. Poi ci sta solo lui. Cioè, Liaic. Liaic 82, ok. Però Come hanno basta. fatto a vincere tutto questo? Arrivare terzi, vincere Coppa Italia Oh, e... complimenti a loro, complimenti a loro. Tra Complimentoni. l'altro, a questo punto direi di dare un rapido sguardo anche alle altre squadre, Eh molto sì, guardiamo un velocemente. attimo le altre, sì. Ok, molto velocemente uno sguardo all'Inter, che sarebbe una di queste squadre. Handanovic molto vecchio, difesa vedo Jones, Dalbert, Kimi. Kimmich 86, ragazzi, una bestia. Monreal, ce ne stanno. Monreal che però è vecchio, Murillo molto forte e anche Rojo molto forte. Difesa perfetta. Bello Brozovic, bello che Candreva non è vecchio, bello Ander Herrera, Brozovic e Ander Herrera, bellissimo. Anche Condogbia quando non via male, Gio Mario Condogbia. 87, ragazzi. Anche Bello, bello. Miralias, Borja Porca Valero Valero. che sta invecchiando, c'è pure Vecino. Vesino. Poi Gabriel Gabigol. Barzosa, che Gabigol, sì, 83 di overall. Poi abbiamo Longo 74, Puskas. Puskas, vecchia conoscenza 75. Vasquez. Lucas Vázquez 83, ma non hanno la prima punta forte. Hanno Amun. Ah, chi è Amun? Amun. Ok, Sardar Amun 83 di overall. No, Non lo conosco proprio, ho 25 anni. sconosciutissimo, sconosciutissimo. Ok, questo è l'Inter quindi. La Juve invece ha Szczęsny come, diciamo, portiere. Poi Jordi Alba, Alessandro, Benassia, Chiellini. Ok, giocatori ne hanno. Anche Rugani che è molto forte. Vabbè, forte. Centrocampo, Bernardeschi bestiale. Dybala 93, ragazzi. Bentancur non è Abbasso il male. cappello. Poi hanno Matuidi che però comunque giocatori un po' vecchi. Pjanic invece sta ancora in forma, Spinazzola pure. In attacco Higuaín che sta scendendo moltissimo, Sì, odioso. 60 di velocità, ragazzi, è sceso parecchio. Sarebbe assolutamente da vendere questo giocatore. Hanno però Isak che è un gran bel giovane. Orsolini ma che è molto basso. In realtà, ragazzi, non è che hanno sta squadra, eh? Non è che hanno sta squadra. Eccezionale, però. Higuaín 87 ancora fortissimo, però non corre perché 60 di velocità non corre. Quindi la Juve sarebbe una buona squadra, però sarebbe comunque da Da rinnovare, ma rifondare. qualunque squadra prendiamo sarebbe da rinnovare pressoché. Ok, ragazzi, la Lazio invece non noto nulla di che, veramente. Hanno una marea di attaccanti. Noto Felipe Anderson 86, noto Cataldi. Cataldi, ex conoscenza nostra del primo anno 82, Luis Alberto 80 e poi Osijekup 84, però pure questa Lazio nulla di che, eh. Ok, Milan, Donnarumma 89, e ho detto tutto, Già è. Bonucci 85. Poi c'è Hakimi che non dà l'over, ormai è un giovane che cresce un sacco, quindi potrebbe essere sicuramente Carino. forte. Musacchio 86, Wow! mamma mia. Dybala Poi, non male, ok, vabbè. difesa più o meno ci siamo. Centrocampo Buonaventura, Biglia Locatelli, vecchio, Biglia. bello Charlie Muson, bello, anche se solo 81. Rashford. Rashford 86, ragazzi. Rashford 86, bestiale. E poi in attacco Mané 86, Volland 83, Niang Bayerniang 83. 83. Ragazzi, il Milan sarebbe una bella squadra Carina, invece. però è fuori da, diciamo, soltanto nelle competizioni, si trova nell'Europa League sempre, però. Sì, si trova solo in Europa Solo League. Champions. Io do un'occhiata comunque a Napoli perché mi piacerebbe lo stesso allenarli. Squadra da rifondare, ragazzi. Da rifondare. Totalmente, Yamato, beh, però sono Da rifondare, hanno Company veramente di vecchio. forte. Non sono Maksimovic con un bell'overall. Poi pure al centrocampo hanno Haaland, ma. Anastasio, chi è? Hanno Haaland, sì. Al centrocampo sono messi bene perché hanno Haaland, hanno Diawara, hanno Hamsik, Jorginho, Rog. Iniesta? Sì, Iniesta però è vecchio, però Rog e Zielinski sono forti in attacco, sono messi male, a parte Diego Costa non hanno nulla. Ah, Insigne, ok, no. Mertens, Sono messi bene, Mertens sta diventando Willian. vecchio. Anche Willian non corre più come un tempo, purtroppo. Sarebbe una bella squadra, sarebbe ovviamente la sfida più affascinante per noi. Beh, le abbiamo viste tutte, manca probabilmente solo la Roma. Diamo un'occhiata anche alla Roma per farci un'idea. Alisson 83, meriterebbe 90 questo giocatore, Sì. io lo amo. Poi difesa, ok, da rifondare assolutamente, solo Knastasic è molto forte. Centrocampo, Chiesa, molto bello. Molto bello, Bello bello Chiesa. Nainggolan, bello anche Pellegrini.
Bello Strootman, Strootman. ragazzi, sarebbe ritrovare Strootman. sarebbe bellissimo. Abbiamo anche Anderson Dalis che è in attacco, Leo Battistao, Boetius, Dzeko, Dzeko che ormai è che è sceso, sceso. c'è pure Kalic, c'è pure Perotti, c'è Ken. Ok, squadre tutte un po' scarse, devo dire, sono un po' scese. Eh sì, un po' Sarebbero tutte un po' scese. da rifondare, devo essere sincero. Comunque, arriviamo fino al 10, come promesso, e poi ci fermiamo e si continua nel prossimo. Qui la Roma ci offre Ciciretti, vabbè, ci penseremo poi, perché questo è da vedere nel prossimo episodio. Voglio vedere un'ultima volta gli incarichi e poi metteremo appunto il sondaggio qui sopra. Ok, gli incarichi non cambiano, ora c'è addirittura la Francia, Francia a a noi fa Paris abbastanza Saint-Germain. schifo come paese, onestamente. Quindi queste sono le squadre, votate tutti, perché noi dobbiamo sapere voi cosa ne pensate. Votate tra Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Torino, più Napoli con una nuova stagione, con una nuova carriera. Se volete invece qualche altro paese, di qualche, diciamo, non volete una squadra Commentateci. italiana, commentate qui sotto e ditecelo. Votate tutti, ragazzi, vi prego, davvero ci serve sapere cosa ne pensate. Vogliamo il Io vostro feedback. vi dico che per questa carriera, per il Benevento, per il Ciro Vigorito, per questa leggenda è È finita, è tutto. tutto, ragazzi. Se Dopo 65 episodi è tutto. Io mi auguro che anche quest'ultimo episodio vi sia piaciuto. Se... così è stato, ovviamente lasciate un bel mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanellina per essere aggiornati sulla nuova carriera che inizierà. E niente, ragazzi, per questo è tutto.